Pietro Galeazzi, giovanissimo, beato te. Questa sera stai qui a Mignano Montelunga a questo premio Terra Laboris, il mitico Claudio Saltarelli che è l'ideatore e l'anima di questo premio. Fra poco potremo ad assistere a questo tuo documentario. Parlaci di questo documentario, di cosa si tratta? Si tratta di un documentario di Michele Di Cesare, una brigantessa di Caspoli, appunto, del luogo dove siamo in questo momento, dove ha avuto il premio Terra Laboris, che... Noi, il concetto del documentario è approfondire la sua storia, approfondire quello che lei ha fatto e approfondire in generale la memoria e il ricordo che è rimasto nella comunità del luogo, tramite appunto una ricerca si è fatta tramite i libri, le fonti e anche tramite le interviste fatte alle persone, chiedendo appunto cosa è rimasto del pensiero di Michelina, cosa è rimasto nella loro memoria e cosa rappresenta per loro questo simbolo di comunità. Tu non vivi qui a Mignano Montelunga, vivi altrove, però le tue origini sono mignanesi. Sì, lo hai ricordato nel tuo intervento. Sì, mia madre e mia nonna sono di Mignano, quindi io comunque vengo spesso qua, sono anche molto legato a questa terra da, comunque anche solamente da tradizioni e il legame appunto familiare, quindi qua ci vengo sempre con molto piacere. Un ragazzo della tua età, non diciamo quanti anni hai, ma si vede sei giovanissimo, com'è che ti sei legato a questo tipo di storia? Io amo la storia, mi piace studiarla, la studio all'università come corso di storia della cultura mediterranea a Ravenna, che è una facoltà sotto Bologna, e tramite il punto di incentivo dei miei studi mi sono appunto cimentato nell'esprimere, scoprire storie che spesso sono sepolte o comunque poco conosciute, e mi piace scoprirle, cercare di vedere oltre ciò che spesso non viene detto e che spesso viene dimenticato. E diciamo, apprezziamo il tuo lavoro perché tu ci dai speranza, perché un giovane che dedica i suoi studi a questo tipo di storia, perché non solo alla storia, ma a questo tipo di storia che spesso non viene vista di buon occhio per la storia, diciamo, beh, è lodevole. Quindi noi ti ringraziamo per il tuo lavoro e speriamo che ci siano tanti altri giovani come te che possano portare avanti questa storia. Grazie per il tuo lavoro. Gentilissimo, grazie mille. Grazie.